Ciao ragazze, buonasera. Perdonate il mio aspetto un po' distrutto perché sono appena tornata dalla palestra e sono stanchissima, ma ci tenevo tantissimo a farvi vedere la ricetta della mia pizza albume. È troppo buona, cioè praticamente è un modo diverso di mangiare l'albume, perché per chi fa sport, no? E devi mangiare sempre l'albume per chi si allena in palestra. Di solito a colazione, a merenda si mangia l'albume. Io ho trovato questa variante, cioè pizza albume, ma non è assolutamente una pizza. Poi sono napoletana, figuriamoci se mi permette di giudicare questo pizza. Però lo chiamo albume pizza perché ha il sapore un po' della pizza, che c'è il pomodoro, l'origano e lo ricorda. È comunque una variante molto molto buona, salata, per non mangiare sempre l'albume. Ad esempio lo mangio col burro d'arachide, in questo modo è anche molto molto buono. Comunque sto parlando troppo, ve lo faccio vedere come si fa, è molto molto buono. Poi è light perché comunque l'albume è un ingrediente molto proteico che comunque ha pochissimi grassi, ci andiamo a mettere il pomodoro, comunque cose leggere, quindi è una ricetta molto light, fit, carità style. Iniziamo, yeah! Ovviamente ci serve l'albume, io utilizzo questi qua come albume, che sono dei brick pronti, ma comunque potete mettere anche gli albumi delle uova. Padella antiaderente, la vado a ungere leggermente così non si attacca, e accendo sotto con uno scottex, faccio così giù, e tolgo l'eccesso. Ma giù si deve dire, perché se no non mi allora, ragazzi, pure giù. Io di solito le vado a mettere la dose che mi serve a me, che mi è scritta nella mia alimentazione, che è 300 grammi di albume, che secondo me è per una pizza, cioè un albume pizza. Ovviamente non è una pizza, non mi scrivete nei commenti ma puoi fare una pizza, perché lo so che non è una pizza, sono napoletana, quindi so che non è una pizza. Ma lo scrivi, ah? Scrivilo così di base, però ricorda il sapore di una pizza, perché cioè, adesso vedi com'è buono. Verso l'albume invece di metto un po' di sale rosa dell'Himalaya, che voi sapete che uso sempre sale rosa dell'Himalaya, è vero? Yes. Le mettiamo un poco così, così viene tipo nell'impasto un po' più salato, più saporito. Allora, a questo punto, quando si inizia un po' a solidificare, ci aggiungo un po' di salsa che si deve cuocere assieme all'albume, vedete? In questo modo. Allora, un po' lo mischio dentro così, poi metto il coperchio e faccio cuocere, che si deve cuocere bene anche internamente a fiamma bassa. Adesso che si inizia a solidificare, vedi, un quadro qua fa vedere che è solidificato, si fa solidificare, ci metto un po' di salsa sopra che fa tipo la pizza, vedi? Non esagerate con la salsa perché sennò viene crudo. Se avete un po' di sugo già cotto, che tipo avete fatto per esempio una bolognese, sugo per la pasta, è ancora meglio che lo conservate così. Io non ne metto tantissime, ecco, basta così. Ok, a questo punto ci metto un po' di sale, questo è sale speziato, potete mettere spezie, tutto quello che volete voi, che preferite. Io metto un po' di sale, poi metto un po' di origano, perché comunque la pizza vuole l'origano, vedi? Ci vuole un po' di origano, giusto? Ah, oh, sì. Ricorda proprio il sapore della pizza. Sì, oh, è un odore di pizza esagerato. Pizza. Poi io metto anche un po' di questo, senza esagerare, aglio e peperoncino. Senza esagerare, viene troppo troppo preparato. E salato, metti anche il salato, per forza. Dove fai il ripieno albume? Invece della pizza albume, ripieno albume. Sarà ottimo. Sarà ottimo. Poi un po' di basilico ci vuole. Un po' di basilico. Sì, sì, proprio la pizza margherita. Per ricordare proprio la marinara, pizza, no, questa è una marinara, sì. Ricopro e faccio cuocere qualche altro minuto, in modo che tutto il vapore va a cuocere anche la salsa sopra della pizza. Tutti con un po' di formaggio grattugiato ci vuole. Se volete esagerare potete mettere un po' di mozzarella, però poi non è più fitto, no? No, non è più una pizza. È un controsenso poi. Tu mi fai vedere? Vuoi con la mozzarella? Sì, okay. Mettiamo il parmigiano che è più fitto. Mettiamo un po' la bella grattugiata di parmigiano. Ok. Guarda com'è bella? No, è bellissima. Visto com'è bella? Facciamo fare gli ultimi un minuto, due minuti scoperto. Ragazze, paletta e secchiello in mano. Paletta e forchetta in mano. Siamo pronti per... Prima facciamo così. Prima spegniamo il fuoco perché è fatta.
Poi la stacchiamo un po' nei bordi, vedete? Non vi preoccupate che se avete usato una padella antiaderente, si azzecca tutto, non sto scherzando, si staccherà bene. Con una paletta, senza secchiello, senza secchiello, ecco qua, la pizza a tavolo. La pizza, ma questa non è la pizza. No, amore, l'abbiamo specificato. Albume pizza. Albume pizza. Ta-da! Mamma mia, che pizza. Guarda quante scemo, mi fa le imitazioni. La fai, come ho fatto io? Si ci mi dà, fa. Hai ragione, ragazzi. Ci mi dà, sei contento? No, grazie. Dì la tua pizza albume. È bellissima. È bellissima, ragazzi, ma... è una cuoca questa ragazza. Avete visto come sono brava, ragazzi? No, mettetemi un bel like a questo video, fate questa ricetta, copiatela, riproducetela e taggatemi nelle vostre foto su Instagram, Facebook. Non la mangiate. No, ma come? Buon appetito. Lui la mangia. Dopo vi faccio vedere come la strafogherà. Non è vero, c'è la pure. Ma non è vero. No, non è vero. Tutta. Questa è la seconda pizza albume pizza. Mi è venuto in mente di dirvi che potreste anche metterci bresaola giustamente sopra o un po' di prosciutto cotto, che anche comunque è fitta. Così però è vegetariana. Ho messo anche la bresaola e si sta consolando, è vero? Che è troppo buona questa albume pizza, la consigli? Yes. Buon appetito. Non è una pizza, però, però è un albume pizza. Vai, capito? Stai mangiando la pizza. Ciao ragazze.